La città di Fano piange Giorgio Tonelli, morto all'età di 75 anni, sabato ai funerali nella chiesa di San Pio X. Alluvione, approvati i criteri per erogare il contributo per le auto e i furgoni distrutti. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando nei siti istituzionali della regione. Rettifilo tribuna, un nuovo manto della pista d'atletica e un impianto a tunnel che si estende su 2000 metri quadri. La giunta comunale di Fano ha approvato il progetto di riqualificazione della pista Zengarini. I lavori entro il 2024 per non perdere i fondi PNRR. Firmato a Pesaro il protocollo d'intesa per promuovere l'utilizzo di Job Talent, il portale di Confartigianato Imprese che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Acquisti a Fano, l'assessore Lucarelli annuncia l'avvio di due sondaggi per cittadini e imprese con l'obiettivo di aumentare il consumo commerciale nella città della fortuna. Presentata la 213esima edizione della sagra Polentara di San Costanzo, domenica 5 marzo torna l'evento più antico delle Marche con appuntamenti per tutti i gusti. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Dopo aver lottato per oltre un anno contro un tumore è morto all'età di 75 anni Giorgio Tonelli, un volto noto a Fano per le sue tante attività, dal lavoro all'ex Asur, all'esperienza nell'UDC, dalla pallavolo con la Virtus fino all'ente carnivalesca dove ha ricoperto il ruolo di segretario per tanti anni. La notizia della sua morte ha fatto velocemente anche il giro dei social. Sul suo profilo Facebook c'è chi lo ha ricordato come un fanese vero, una persona affidabile, un uomo di sport, un amante della sua Fano e promotore di tante iniziative. A ricordarlo con affetto è stato anche l'ex presidente della carnevalesca Luciano Cecchini, che ha condiviso con Giorgio 40 anni di vita. Siamo sempre stati molto legati, ci ha raccontato Luciano, a partire dal Partito della Democrazia Cristiana fino ai tanti eventi che si sono susseguiti nel tempo. Negli oltre 35 anni di carnevalesca, ha proseguito Cecchini, è sempre stato il mio segretario confidente, una persona affidabile su cui si poteva contare. Si definiva il ragioniere della mutua, una persona veramente brava che se poteva faceva del bene a tutti. Abbiamo condiviso tanti momenti di gioia, ha aggiunto Cecchini, che tra i tanti eventi ha ricordato le feste al Politeama e all'ex e all'Hotel Regina. Giorgio organizzava partite di burraco e iniziative di beneficenza. È e sarà per sempre, ha concluso Cecchini, un amico e un fratello. Il funerale di Tonelli si terrà sabato 4 marzo alle ore 10 nella chiesa di San Pio X a Fano. La giunta della Regione Marche ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, una tantum fino a 4.000 euro per le auto e i furgoni che hanno subito danni durante l'alluvione del 15 e 16 settembre. La Regione ha infatti stanziato 2,5 milioni di euro nel bilancio di previsione con risorse proprie. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma regionale attivata appositamente dopo l'emergenza. Il bando nei prossimi giorni verrà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Marche nei siti web istituzionali. Maggiori informazioni le troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it. La giunta comunale di Fano ha invece approvato il progetto esecutivo della ristrutturazione della pista d'atletica Zengarini. Redatto dall'architetto Stefano Longhini, il progetto sarà presto appaltato, mentre la fine dei lavori è prevista per dicembre 2024, una data questa tassativa se non si vogliono perdere i contributi PNRR. Massimo Foghetti ha intervistato l'assessore Brunori, che ha illustrato i dettagli dell'intervento. Sentiamo. Barbara Brunori, se ne è parlato tanto, ma ora siamo in termini esecutivi. Novità per quanto riguarda la pista d'atletica Zengarini? Novità assolutamente positive, perché parliamo di un nuovo impianto assolutamente moderno con una forte identità che restituisce a quel luogo una competitività a livello nazionale se non internazionale. Andremo a fare un investimento di 3 milioni e 2 proprio per la riqualificazione di tutta la Zengarini in tutte le sue varie parti. Realizzeremo una struttura indoor, quindi un rettifilo dove all'interno si potrà applicare sia l'atletica leggera nelle sue varie discipline, ma anche altre forme sportive come per esempio il tiro con l'arco, piuttosto che la scherma, avremo il judo. Ecco che diventerà un nuovo impianto a tutti gli effetti, proprio per ospitare tutto quello che durante il periodo invernale all'aperto, ahimè, con il cattivo tempo non si potrà fare.
Oltre che questo, avremo la riqualificazione di quello che è il manto della pista d'atletica e anche la riqualificazione della tribuna, che ricordiamo non si poteva utilizzare. Invece con questo intervento strutturale ma anche energetico andremo a rivestire con dei cappotti termici quelle che sono le pareti, a cambiare gli infissi e prevedendo anche quello che sarà poi una copertura, proprio per renderlo agibile a tutti gli effetti e protagonista di momenti sportivi d'eccellenza. A Pesaro domani alle 15 verrà riaperta strada Carloni, interdetta al traffico dallo scorso ottobre per la realizzazione degli interquartieri. Un intervento che, come aveva spiegato il sindaco Matteo Ricci, si era reso necessario per completare velocemente un'opera strategica per la città. Torniamo a Fano, dove l'assessore Etienne Lucarelli ha annunciato due sondaggi che coinvolgeranno circa 1.500 cittadini, i quali potranno esporre la loro opinione sulla situazione del commercio, sia dal punto di vista della domanda che da quello dell'offerta. Braccio operativo sarà la società Demoscopica, che effettuerà il sondaggio telefonico ad utenti di Fano, ma anche di comuni limitrofi, per individuare come cambiano le abitudini dei consumatori. La città sotto osservazione, un sondaggio promosso dall'assessorato alle attività economiche per quanto riguarda il commercio, non solo di Fano ma anche di tutto il comprensorio. Assessore Lucarelli, di che cosa si tratta in particolare? Ma innanzitutto un progetto per noi molto importante, pensato e messo in campo insieme al tavolo economico e insieme a tutte le associazioni di categoria. I comportamenti delle persone, dei cittadini, ma anche lo stato economico delle imprese sono cambiati negli ultimi 2 anni, ovviamente a causa dei fatti che tutti conosciamo, quindi dell'emergenza sanitaria, ma anche della situazione internazionale che rende precaria le situazioni economiche. Ecco, quindi abbiamo deciso che per guardare al futuro, per capire cosa possiamo fare come amministrazione, come governo della città, abbiamo assolutamente bisogno di chiedere ai cittadini di fare un sondaggio e quindi di arrivare a capire qual è lo stato di salute della città. E lo facciamo con un'azienda importante che si chiama Demoscopica, che fa sondaggi nazionali ed internazionali di grande livello, e è un sondaggio diviso in 2 parti. Il primo dedicato ai cittadini: abbiamo bisogno di capire come cambiano le abitudini dei cittadini, anche le abitudini di acquisto, anche i luoghi d'acquisto. Il sondaggio porterà via 6-7 minuti. Quindi chiedo ai cittadini che verranno in un qualche modo convocati di rispondere a queste domande, alle quali verrà chiesto appunto le condizioni economiche, il trend di consumi, ad esempio dove acquistano e perché acquistano in quei luoghi, quindi se in centro storico oppure in grandi centri commerciali, se acquistano oppure non acquistano online, perché questo fa la differenza anche per il nostro commercio del centro storico. Dobbiamo chiedere il rapporto dei cittadini con il centro storico oppure con i negozi di vicinato. Insomma, abbiamo bisogno di capire le abitudini vere e fare un identikit del cittadino. Una volta raccolti questi risultati, lo stesso sondaggio lo faremo alle imprese, quindi chiedendo loro lo stato di salute, capendo se le necessità e le richieste dei cittadini fanno un match vero con i servizi che in questo momento danno le attività economiche, e comunque se noi come governo della città possiamo aiutare il centro storico e i negozi di vicinato ad aumentare questi servizi e quindi far sì che aumenti il consumo commerciale all'interno del nostro centro storico e della nostra città. Insomma, un sondaggio vero, abbiamo bisogno di creare le basi per attuare delle misure che aiutano il commercio, che in questo momento ovviamente sta soffrendo non solo a Fano a livello nazionale, ma Fano ha deciso di fare qualcosa e di fare un passo avanti per cercare di aiutare queste attività. Diamo spazio alle vostre segnalazioni. Partiamo da un video che è stato girato in via Roma a Fano da un nostro reporter di strada. Questa è la strada via Roma, crateri per terra, guardate la pista ciclabile, sassi, freccia. Uno schifo totale, tutto questo ogni volta che fa un po' di pioggia, perché i lavori di asfaltamento sono fatti sempre solo con rappezzi e non fatti come si deve.
guardate, guardate che crateri. È tutto così. Sempre in tema di asfalti, un altro telespettatore ci ha inviato questa fotografia scattata in via Ugo Bassi a Fano. Sono 3 mesi, ha spiegato il reporter, che chiamo l'ufficio competente, ma ad oggi ancora nessun intervento. Ora invece guardate questo video che è stato girato a Villa Cecolini a Pesaro, davanti all'azienda Neomec. Un dipendente, Andrea Federici, ha ripreso un lupo a girarsi proprio di fronte all'azienda. Cambiamo decisamente argomento. Cercare lavoro da oggi è più semplice grazie a Job Talent, il portale di Confartigianato Imprese, nato per aiutare chi cerca lavoro e per rispondere all'esigenza delle imprese di trovare figure adatte alle loro necessità. La provincia di Pesaro Urbino, 15 comuni, 2 unioni montane e 8 istituti scolastici hanno sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato a conoscere e promuovere l'utilizzo di Job Talent, il portale con il quale Confartigianato Imprese, Ancona e Pesaro Urbino favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per l'occasione il Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro ha ospitato anche gli amministratori e i dirigenti scolastici che hanno aderito al progetto, impegnandosi a promuoverlo tra i giovani e sui rispettivi territori. Noi abbiamo già, tra virgolette, inaugurato questo metodo di lavoro nella provincia di Ancona e abbiamo visto dei risultati veramente molto importanti. Quindi siamo qui proprio per portare questa esperienza e cercare di essere utili a quello che è il tessuto produttivo di un paese, ma anche di questo territorio, ma anche di mettere a disposizione dei giovani e dei lavoratori di questo territorio le conoscenze per poter poi restare appunto a lavorare in questa zona, perché c'è bisogno di occupazione, c'è modo di occupare molte altre persone e la cosa più importante però è far incontrare la domanda e l'offerta. Le imprese hanno difficoltà a reperire personale in Italia intorno al 46%, e nelle Marche questa percentuale è al 50% e abbiamo stimato che da febbraio ad aprile nelle Marche ci sarà un bisogno di occupazionale di circa 30.000 persone. E con questa difficoltà nel reperire, una su due non si troverà, e quindi da qui nasce il nostro progetto. Nello specifico, Job Talent consente alle aziende di presentare le offerte di lavoro e ai lavoratori la propria candidatura, ma anche una funzione informativa in merito alle agevolazioni e agli strumenti di accesso al mercato del lavoro. Inoltre, il portale aiuta i ragazzi a orientarsi nella scelta del percorso di studio, evidenziando quali sono i profili più richiesti. Le imprese compilano un form di contatto nel portale e vengono quindi contattate dai nostri referenti territoriali, che provvedono a raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere l'annuncio nel modo più opportuno possibile in relazione al profilo professionale richiesto. Contestualmente alla pubblicazione dell'annuncio provvediamo ad una ricerca nella banca dati lavoratori per verificare se ci sono già candidati idonei. Segnaliamo alle aziende soltanto i curricula che effettivamente rispondono ai requisiti richiesti. Quindi facciamo una sorta di scrematura sulla carta. Per quanto riguarda i lavoratori, si possono registrare nel portale e inserirsi nella banca dati lavoratori da cui noi appunto attingiamo, oppure si possono candidare per un annuncio specifico di loro interesse. E dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale dedicato alla presentazione di quel progetto. Domani, venerdì 3 marzo, nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone in via Rinalducci a Fano, verrà presentato il rapporto 2022 su sussidiarietà e sviluppo sociale. Sentiamo. Partecipare ad attività sociali e di volontariato migliora la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio povertà. È quanto emerge dal rapporto 2022 curato dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con l'Istat. L'analisi statistica, che verrà presentata venerdì alle ore 18 alla Chiesa del Gonfalone a Fano, dimostra come la cultura sussidiaria e i soggetti che ne fanno parte contribuiscono al benessere collettivo e al bene comune. L'evento, organizzato dal Centro Culturale Monier di Acqualagna con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Fano, vedrà la presenza di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Romualdo Rondina, presidente della BCC, Lucia Albano, sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, e Andrea Boccanera, fondatore e presidente della Onlus Gulliver. Rondina, la banca è sempre stata attenta allo sviluppo dell'economia sociale. Perché secondo lei è importante investire in questo settore? Ma direi in un momento come quello attuale è fondamentale, perché evidentemente il credito sì, ma anche tutto quello che è la socialità,
quindi l'intervento per assistere quelle che sono le varie iniziative in ambito sociale. Lo stiamo facendo da sempre, in questo momento forse è più necessario ancora, perché il momento non è facile, il momento è difficile, tutti gli aspetti che ci sono, diffusione anche le difficoltà di vario genere, noi ci portano comunque a prendere iniziative e cerchiamo di essere presenti in tutti i settori dove ci sono criticità, e quindi il sociale per noi è decisivo. È sempre stato nel DNA della BCC? Sì, sì. E noi viaggiamo su un numero rilevante di soci, siamo oltre 9.000 e la base sociale è fondamentale. La banca ha 110 anni, quindi abbiamo festeggiato il centenario, ma viaggiamo e continuiamo a vedere tanti soci che entrano. E il fatto di avere i soci, secondo noi, è fondamentale. Quindi soci e territorio, un territorio che cerchiamo di servire e di, diciamo, non soltanto, ripeto, nel credito, che poi è importante, ovviamente, la base nostra, ma tutto quello che c'è di sociale, di iniziative culturali, noi ci siamo. Da Fano a San Costanzo, dove fervono i preparativi per l'evento più longevo delle Marche, la Sagra Polentara, che torna con la sua 213esima edizione. Tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Marco Lonigro. Domenica 5 marzo andrà in scena la Sagra Polentara a San Costanzo. Si tratta della sagra più antica delle Marche e si presenta con un programma ricco di appuntamenti e per tutti i gusti. Sicuramente la più antica sagra delle Marche. Dopo il fermo necessario di 3 anni torna la sagra tradizionale, quella che anticamente la prima domenica di Quaresima nei primi anni del secolo scorso, del 1900, i carrettieri, che sono insomma questi antichi corrieri trasportatori, donavano alla popolazione di San Costanzo proprio la prima domenica di Quaresima. Sono molto grato all'associazione turistica Proloco di aver riacceso questa bellissima tradizione nonostante le tante difficoltà, ma soprattutto che torno anche in una forma più nuova, più moderna, incominciando la distribuzione della polenta alle ore 12 della mattina e non solamente nel dopo pranzo. Chiaramente oltre al piatto tipico, insomma, ci saranno tante altre iniziative, ci sarà anche l'esibizione del nostro gruppo caratteristico musicale La Matta di San Costanzo, che in questo caso ritorna a camminare per le strade del nostro paese. Vi invito anche a visitare il bellissimo Palazzo Cassi e chiaramente sarà aperto anche il nostro gioiello, il Teatro della Concordia di San Costanzo. Quella in programma domenica sarà la prima sagra polentara di San Costanzo, completamente organizzata dal nuovo direttivo della Proloco. Un grazie in particolare di cuore ai volontari, al presidente della Proloco, al consiglio direttivo, ma a tutti i volontari che stanno impegnandosi anche quest'anno per rievocare una sagra importante che ha una storia di 213 anni. È chiaro che in tutto ciò c'è bisogno dell'aiuto delle istituzioni. Sempre di più puntiamo ai prodotti del territorio, ai prodotti enogastronomici e nel frattempo che proponiamo e promuoviamo i prodotti del nostro territorio, promuoviamo anche le nostre bellezze artistiche e architettoniche che abbiamo nei nostri borghi. L'ingresso alla sagra sarà gratuito e il programma prevede tanti eventi per grandi e bambini. La polenta, come di consueto, sarà cotta nei classici paioli di rame, stesa su panieri di legno e condita con il ragù tramandato di generazione in generazione. Verrà servita anche la pizza impastata con la farina dell'azienda agricola Mattioli e cotta sulla bicicletta di Michele Lucarelli. Il giovane di San Costanzo, emigrato in Danimarca, che ha creato il meraviglioso Bike and Bake, una pizzeria a pedali itinerante con tanto di forno a legna, nata dalla passione per la cucina italiana e quella danese per le due ruote. La sagra polentara, giunta alla 213esima edizione, è ormai alle porte. Quando si taglia... Vi ricordo che lunedì sera Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Fossombrone Massimo Berloni. Domani pomeriggio invece torna il nuovo programma di Fano TV In Salute. Allora sentiamo quale argomento verrà trattato durante la puntata in diretta. Tommaso, siete pronti? Assolutamente sì, siamo pronti per la seconda puntata di In Salute. E con la seconda puntata approfondiremo il tema di Michi? Della postura, quindi domani 3 marzo dalle ore 18 aspettateci
che siamo pronti con tantissime novità. E ricordiamo che siamo in diretta, giusto? Quindi ricordiamo a tutti il nostro numero, che sarà qui in sovrimpressione. Vi invitiamo già da adesso a darci un pochino di spunti per le puntate successive e a scriverci le vostre problematiche. Durante il corso della puntata ci impegneremo a rispondere a più gente possibile. Bene, grazie. Questa sera invece, subito dopo il telegiornale, trasmetteremo uno speciale condotto da Davide Cecchini e dedicato al portale Job Talent di Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata.